Nel girone B c'è un Martina che insegue la vetta distante solo 2 punti. Occupata dall'Otranto, ne parliamo in collegamento con chi allena il club del Martina, mister Massimo Pizzulli. Buonasera mister, intanto, ben ritrovato. Ciao, buonasera, ciao Luca, buonasera a tutti. Mister, la vostra è stata una domenica da spettatori, quella che ci siamo lasciati alle spalle. Avete studiato anche un po' di quelli che possono essere magari gli incroci poi tra gironi. Le chiedo, ecco, come si prepara intanto questa settimana, l'ultima di questo mini torneo prima appunto dei playoff? Sì, anche nel girone nostro abbiamo l'ultima giornata dove ci si gioca chiaramente il primo posto, visto che sia noi che l'Otranto abbiamo, diciamo, matematicamente sappiamo di essere le prime due squadre. È chiaro che a noi tocca vincere senza stare a pensare a quello che succederà ad Otranto, sperando che anche un pareggio, ecco, possa riuscirci a arrivare prima. È importante, sicuramente importante, perché ti permette di giocare in casa entrambe le partite, ma io ritengo che i playoff, gara secca è sempre una gara un po' particolare. È importante, ripeto, arrivare primi, però è importante arrivarci nel modo giusto. Arrivarci nel modo giusto, crocevia che passa da questa sfida appunto al Massafra. È stato un campionato particolare, mister, un mini torneo lo definirei per lo scarno numero di giornate. È particolare incrociare tanti club che paradossalmente dopo già qualche giornata non avevano obiettivi poi di classifica. Beh, senti, nel girone nostro effettivamente, tranne forse il Castellaneta, che comunque vende sempre cara la pelle, in tutta onestà tutte le squadre nel momento in cui si è ricominciati si sono tutte rinforzate. Mattino stesso, Ugento, Gallipoli anche col cambio d'allenatore, ci sono tante squadre, maglie con giocatori importanti, giocatori anche argentini, io lo dico sempre. È un girone completamente diverso dal girone A, dove regnano tanti argentini, tutti affamati, tutti giocatori importanti. Anche nella nostra squadra abbiamo 3-4 stranieri, un mercato sicuramente diverso quello del girone B. E indubbiamente, ecco, affrontare le gare non è mai facile, perché ti ritrovi a non conoscere molti giocatori, cosa che magari avviene nel girone A. Però io ritengo che adesso è il momento in cui sono stato domenica a vedere, ho approfittato della sosta per vedere anche il Barletta e il Corato, gara molto nervosa, i giocatori anche cominciano a sentire chiaramente il peso di un'annata un po' particolare, e io dico che bisogna stare tutti calmi, tranquilli, cioè bisogna cercare di giocarsi le chance, come ha detto anche Farina, allenatore del Barletta. Bisogna evitare sicuramente episodi di nervosismo che poi vanno, in questo momento da domenica in poi non si può più sbagliare, ecco, un gesto di nervosismo probabilmente potrebbe costare caro, potrebbe costare una stagione. E quindi mi auguro veramente che tutti affrontino questi playoff nel modo giusto, col piglio giusto, e che, insomma, visto il ritorno degli spettatori, e che veramente la gente possa tornare a divertirsi. Ecco mister, purtroppo tra gli ostacoli, gli imprevisti del campionato c'è stato anche il Covid, anche voi avete vissuto settimane complicate per questo. Sì, noi siamo stati, forse in pochi se ne sono accorti, perché poi grazie a Dio siamo riusciti a comunque a fare punti. Noi abbiamo giocato con 7 giocatori non disponibili per il Covid, abbiamo deciso di giocare, abbiamo saltato mi sa una partita, poi i pochi giorni a disposizione con la società abbiamo deciso di giocare, rischiando chiaramente, perché non avere a disposizione i vari Pignataro, Tusiano, Cappellari, insomma giocatori di grande spessore, ne ho detti 3, ma c'era anche Mangialardi e altri, non è mai facile. Invece noi con grande sportività abbiamo deciso di giocare, di presentarci, però per fortuna i risultati ci hanno dato ragione e adesso sono praticamente rientrati quasi tutti, quindi abbiamo rischiato come società e come gruppo, ecco, di subire. Io devo ringraziare i ragazzi, tutta la rosa, è stato per noi un po' particolare, perché a differenza delle altre che sono nelle prime posizioni di classifica, noi abbiamo dovuto soffrire qualche cosa in più a livello di Covid, però i ragazzi ne sono venuti forte fuori alla grande, sempre più forti, e speriamo, ecco, di giocarci tutte le nostre chance ora coi playoff.
Ecco mister, guardo oltre, l'ultima domanda gliela faccio proprio sui playoff e sui possibili poi incroci anche nell'altro raggruppamento. Ha parlato di differenze tra i due gironi come costituzione di squadre, come caratteristiche. Le chiedo quali sono le armi principali invece dei team del girone A che ha osservato? Sicuramente ci sono giocatori molto più esperti a livello di eccellenza, perché chiaramente per questa categoria, perché chiaramente faccio l'esempio, domenica in campo ce n'erano tanti, insomma, dai Di Rito, Morra, Quarta, Campanella, Petitti, insomma, tanti giocatori esperti di questa categoria. Nell'altro girone ci sono tante novità, tanti giocatori che, è vero, provengono magari da Serie B argentine, spagnole, e che quindi magari non conoscono bene l'eccellenza, però devo dire che hanno portato in questa squadra sicuramente, in questo girone sicuramente, molta qualità dal punto di vista tecnico e molta intensità dal punto di vista proprio della cattiveria tipica. Io dico sempre che gli argentini hanno un po' quella cazzimma, scusate il termine, tipica napoletana, no? Li paragono sempre un po' ai napoletani, perché effettivamente i napoletani hanno sempre qualcosa in più come cattiveria, quindi è sicuramente una bella esperienza. E devo dire che dal punto di vista lavorativo ho conosciuto sicuramente dei giocatori nuovi con caratteristiche diverse, diversi dai soliti, che chiaramente permettono all'eccellenza di essere una categoria importante. Tutto perfetto, questa è l'analisi di mister Massimo Pizzulli, buon lavoro per questo finale di campionato mister. Grazie, buona serata a tutti.